Sono scattate le nuove modifiche alla viabilità all'Arancio e a San Filippo. L'assessore Celestino Marchini cerca di risolvere il sudoku del traffico nei quartieri con due provvedimenti che, sottolinea l'assessore, sono quelli richiesti dall'Assemblea cittadina dello scorso febbraio. Cioè il permesso di svolta anche a sinistra sulla via di Tiglio da via Martini e l'introduzione del senso unico in via Fiorentini. Abbiamo praticamente rifatto e riportato ciò che era stato deciso nell'assemblea pubblica, sia all'Arancio e sia a San Filippo. Quindi all'Arancio abbiamo fatto via De Fiorentina a senso unico e a San Filippo in via Martini abbiamo concesso la possibilità di girare a sinistra verso il passaggio a livello. Adesso ci sarà un periodo di sperimentazione? Sì, come ho sempre detto io, no? Si fa una sperimentazione e poi si farà un'ulteriore assemblea pubblica per valutare un po' i risultati. Per il momento all'Arancio gli automobilisti sembrano ancora in difficoltà nell'affrontare i percorsi obbligati imposti dai sensi unici, adesso anche quello in via Fiorentini. C'è chi non se ne è ancora reso conto e buca tranquillamente il divieto. In molti, una volta arrivati in zona, rallentano e sono indecisi sul da farsi. Questa signora alla fine si è arresa e ha chiesto a noi un aiuto su come fare per raggiungere la sua destinazione.